Parliamo del progetto Sport e Disabilità. Sì, un convegno questo organizzato dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Canottaggio in collaborazione con la Consulta Disabile del Friuli Venezia Giulia, un convegno che vuole parlare di sport per i disabili a 360 gradi, un'esperienza che per il mondo del canottaggio inizia da poco, che vuole crescere e che vuole prendere spunto da quelli che già stanno portando avanti delle esperienze con il mondo della disabilità e vuole imparare dalle associazioni rappresentate qui da Vincenzo Zoccano e dalla Consulta Disabili, che conoscono quello che vuol dire lavorare con i disabili e creare una connessione quindi tra la disabilità e il mondo dello sport. Vincenzo Zoccano, parliamo di questo progetto. Parliamo di questo progetto parlando di un progetto che include le persone con disabilità in una società di normoabili e quindi è un progetto che parte dalla persona con disabilità, non più per quello che non può più fare, ma per tutte le cose che può, vuole e deve ancora fare. Per cui vediamo una persona con disabilità proattiva, una persona con disabilità che è in grado di includersi e che, di dare del valore aggiunto a questa nostra società e farlo tramite lo sport, che è un formidabile aggregatore sociale. Crediamo sia davvero un ottimo strumento quello dello sport, perché dove vive bene una persona con disabilità viviamo meglio tutti.